Devo fare i complimenti ai ragazzi perché ancora una volta hanno dimostrato veramente che vogliono essere protagonisti in questo campionato. Sono contento perché ho visto anche una squadra che si sta. Sono contenti anche loro di giocare in una certa maniera e credo che i risultati alla lunga vengono sempre. Ma non dobbiamo perdere la nostra strada. La nostra strada è quella del lavoro, quella dell'umiltà. E con questi componenti che ho detto all'inizio possiamo veramente toglierci qualche soddisfazione, però rimaniamo sempre umili, sappiamo che se siamo tutti al 100% ci possiamo divertire come oggi, con un avversario che è partito abbastanza bene, molto aggressivo, molto strutturato fisicamente, però i ragazzi avevano una marcia in più, credo che questa voglia di attaccare gli spazi, questa voglia di giocare in velocità gli sta piacendo e piace pure a me. Credo che la soddisfazione di un allenatore è quando vede le tue idee trasformarsi in fatti. E dobbiamo continuare così, siamo contenti, la classifica è ottima, sono contento per i nostri tifosi, per il nostro presidente. Niente, non c'è niente da dire. Martedì ricominciamo perché abbiamo un'altra partita. Andiamo a Cava, ce la vogliamo giocare come oggi e poi si vedrà. Noi non ci poniamo limiti, noi abbiamo detto che noi ci vogliamo stupire noi stessi e per stupirsi si deve lavorare. Credo che quando uno lavora e si pone dei limiti, questo mestiere o qualsiasi mestiere non si può fare. Uno deve essere ambizioso, deve essere umile sapendo i propri difetti e per limitare i propri difetti c'è solamente una parola, il lavoro. Era importante vincere, ci siete riusciti con una prestazione superlativa. Sì, guarda, io non ho mai visto partite che cominciano da 1-0, quindi per noi le partite sono tutte difficili da affrontare. Oggi abbiamo sfondato veramente una bella prestazione sotto tutti i modi di vista, bel gioco, aggressività, carattere, tenacia, quindi siamo contenti perché con oggi stiamo continuando a dare continuità alle due partite che abbiamo vinto in queste 2 settimane, quindi era importante anche questo. Serviva continuità, serviva una vittoria, soprattutto per affrontare al meglio una prossima importante, delicata e difficilissima sfida contro la Cavese. Sì, assolutamente. La Cavese è una squadra di alto livello, lo sappiamo, però questo Gela non guarda in faccia a nessuno. Noi ce la giochiamo con tutti, che come detto prima le partite sono tutte, per me sono tutte uguali, perché quando vinci, sia che vinci con la Cavese, sia che vinci con la Vesta Normanno, sono sempre 3 punti, quindi sono tutti quanti di uguale importanza, su questo non c'è dubbio.